cosa fare. A me tocca spiegare il come. Ovvero, comunicazione significa anche questo. Paul Watzlawick era perché è morto nel 2007, psicologo e filosofo austro-statunitense, e dice non si può non comunicare. Cosa significa comunicare? Non significa parlare. Non è solo parlare. Comunicare è tutto quello che siamo, anche con la nostra immagine comunichiamo, con la nostra postura, con tutto il resto. Quindi comunicare, in sede di colloquio, comunicare sulla carta stampata anche, ha tanti aspetti diversi. Partiamo da questo. Chi è, secondo voi, questa persona? Monaco buddista. Un monaco tibetano. Quindi mi state dicendo quel proverbio che dice l'abito non fa il monaco, non è vero. E io vi dico, avete ragione, l'abito fa il monaco, e non solo l'abito. Perché se avessi avuto i capelli verdi con la cresta da punk, avreste avuto qualche dubbio a dirmi che era un monaco tibetano. E invece avete risposto subito, la postura, la sedia, il luogo, tutto il resto. È un monaco tibetano. Quindi non solo l'abito fa il monaco, ma anche tutto il resto. Tutta la nostra immagine, tutto il modo di porsi, il modo di scrivere il curriculum. Anche lui è un monaco tibetano, che però può fare quello che vuole perché si è costruito una credibilità. Sasha ha parlato di credibilità prima e di mantenere il proprio brand. Secondo voi per lui, per il Dalai Lama, mostrarsi così intacca il brand? Diventa ancora più simpatico di prima. Però ci ha lavorato per avere il suo brand in tutto il mondo. Quando ve lo siete costruiti potete fare quello che volete. Prima, ovvero a colloquio, ovvero quando vi presentate a persone che non vi conoscono, ve lo dovete costruire la credibilità e il brand.